sviolinate di libitum sull'aspetto religioso. Quel giudice è Terziario Francescano. E spicciatevi, che al momento arrivo da un maglio. Sapete se si trova una volta dove venuto Cicco? Una volta! Caruso, il fascicolo di Don Maggio. E guardate sotto al torquato da. E ti pare? Io vorrei capire com'è che quando non trovo una cosa questa è andata a finire sotto torquato da. Caruso, tra le tue incombenze mi devi tenere in ordine la scrivania. Ma perché? Serve. Non serve? No. Primo pensiero mio. La mattina ti assento la scrivania. Poi arrivate voi. E in 5 minuti. Ecco, in 5 minuti quella sta come più. E tu la rimetti in ordine? E vi pare che dobbiamo passare la vita a rassettare e poi a scombinare la scrivania? Tanto quando non trovate una pratica, quella sta pronta a campare. Ma tu oggi non tieni niente a che fare? No. E vedi di trovarti un'occupazione, figlio bello. È il lavoro che ti deve venire. Ma per esempio, che tieni da guardare dalla finestra? Aspetto la bella stagione. La che? La bella stagione. E ti metti ad aspettare sotto l'epifania. Ma perché quello sono l'epifania? Caro, vieni qua, vedi. Metti che capita una delle dame del comitato di zia Martina e vede che invece di lavorare te ne stai alla finestra e aspetti il tempo delle ciliegie e delle albicocche. Se quella dice: che schifezza di retenzione è questa? Le puoi dare torto? Allora, ma 3 mesi che sono uscito, voi, le dame o zia Margherita, ne avete visto mettere le mani nelle tasche di qualcuno? No! Ti crediamo sulla parola! E allora la missione è compiuta. Mi avete redento. Che altro andate trovando da me? Eh no, figlio mio. No. Vedi, la redenzione non consiste nel non fare, ma nel fare qualche cosa. Tu ti devi formare una coscienza sociale, inserirti, collaborare. Io faccio, rassetto, spicce faccende, introduco i clienti, 2 volte a settimana. Luci da torquato da. Sì, ma torto collo! Come può dire una funganna? Ma poca, ma voi rendere niente andare trovando che lo faccio allegro a lei? Certo, il lavoro in quanto disciplina, in quanto esercizio all'ordine, ti deve procurare gioia. E poca, a me non mi pare caldo né freddo. Quando facevo il delinquente, era un'altra cosa. Lo credo bene. La mattina mi svegliavo e pensavo, chissà che succede oggi. Chissà sopra quale commissariato debbo salire. Allora potevo campare allegro a lei. Ma no, la mattina mi sveglio e so già quello che debbo fare. Che vi devo dire, avvocato? Ma pare che non ci sta sfizzo. E allora dimmi quello che ti piace. La bella stagione. Eppure a me mi piace, ma le vogliamo dare il tempo di arrivare. Ma perché non può arrivare mo? Mo, a gennaio. A gennaio. Voi dite, è inverno. Sta freddo, piove, ma che vi dice che con un poco di buona volontà quella, tac, pigliate l'emisfera australe. Che piglio? L'emisfera australe. In questo momento là non ci sta la bella stagione. E con ciò? Avvocato, il mondo cambia. Chi vi dice che con un poco di buona volontà all'emisfera australe oggi viene un'invernata? E perché gli deve venire un'invernata? E così, non c'è spiegazione. Ma che re, non va! Caro, ma tu che stai a cucchiare? Aspetta l'invernata, un'altra finestra, va! L'emisfera australe. San Cipriano se ne va la barba! Letti! Ma non c'è come vostro! Vi ho pregato! Quando parlate alle spalle dovete usare il farsetto! Perdonate, avvocato, ma io tengo la voce impostata! E spostatela! E non posso, da che ho studiato per baritono, quella mi è rimasta così! Ma questo non è sangue, figlio bello! Questo è uno studio legale! Ma mi pare che mentre sono concentrato con le sfere australi, mi devo sentire un rigoletto alle spalle! E poi che resti fatta la barba! San Cipriano, la teneva? E voi che vivo? I fratelli Cordini di Parma possono appellarsi alla tradizione iconografica. Ecco, la barba di San Cipriano, così come l'avete pensata, mi fate il piacere di scordarvela. Infatti, Letti,
i fatti. E i fatti sono questi. Gli abitanti serrata su Portugno per celebrare il centenario della miracolosa apparizione fanno una colletta e commissione ai fratelli Guardini di Parma una statua di San Giovanni. Le parti stipulano un regolare contratto e fissano le modalità di esecuzione. E questo è il punto. Nelle modalità di esecuzione non c'è scritto se San Cipriano deve tenere la barba. È sottinteso, perché quando uno commissiona un santo, lo commissiona completo di accessori. Non vi va? Se la Fiat vi consegna una 500 senza la ruota di scopo, voi ve la via? Eh no, signore. E questi sono i fatti. Andiamo. Il giorno fissato per l'arrivo della statua, il comitato organizzatore si reca alla stazione ferroviaria. Ci stanno tutti. Don Maglione, autorità, fedeli, bomba! Arriva il treno, scagliano la cassa e che c'è scritto sulla cassa? Contiene San Cipriano! Il sindaco, figli da raggio e martello, schioda la cassa e che risulta invece? E la cassa contiene San Luigi Gonzaga! Punto! Fiacca! La folla si inferocisce, si riversa sulla statua scomitata e li sommerge di popolare Vischi e Bernardi! Perché? Perché in quel giovane santo intruso, barba o non barba, non riconoscono il loro protettore, anche se i fratelli Gordini sostengono il contrario. Ergo! Ci rifiutiamo di pagare San Luigi Gonzaga, confutiamo la tesi che un santo vale l'altro e chiediamo il risarcimento dei danni materiali e morali. Consegna del vero San Cipriano, l'imposto delle spese dei festeggiamenti e il risarcimento dei danni e ferite con tutti! Oh, ma che c'entra la barba? I fratelli Gordini possono sostenere che San Cipriano non la tenesse. E come lo sanno? Si menano! E noi chiediamo ragguagli a zia Margherita, o meglio ancora, al Vaticano. Sì, ma pure che voi chiedete ragguagli al Vaticano, i fratelli Gordini possono addurre che l'artista ha inteso raffigurare il santo da giovane, cioè quando ancora non si era fatto crescere la barba. Letti, ma voi lavorate nel mio studio o coi fratelli Gordini? Avvocato, io devo prevedere le vostre della parte avversa! Non prevedete niente, Letti! Non prevedete! Vi dovete attenere ai fatti! Andiamo, andiamo! Andate a sviscerare i fatti! Ehi, sviscerate e spionate! Caruso! Comanda? Dove stanno le deduzioni della controparte? E guardate sotto a tuo cuore. Vado ad aprire la tua maglione, animale, va! Siete Don Maglione? No, a Rodolfi! Avete appuntamento? No! E serviti? Amelia di Nozzi. Nasco D'Onofrio. Come? Nasco D'Onofrio. Ah, nata D'Onofrio. Conoscete un altro D'Onofrio? No, voi siete la prima. E perché avete detto nata D'Onofrio? Ho detto nata, siete nata D'Onofrio. E chi è nata? Signore, voi avete capito nati con l'apostrofo. Io ho detto nato senza. Nato senza che? Senza apostrofo! Avvocato, una pittura. Quando siete venuti alla luce? Quando mamma vostra vi ha fatta, vi chiamavate D'Onofrio. E io che ho detto? Nasco! Invece dovevate dire nata. Ucce suo, avvocato, non è la stessa cosa. No! Perché se dite nasco, pare che state nascendo nel tempo presente, mamma! Eh già, io poi a 45 anni venivo a nascere in uno studio legale. Perciò? Semmai da un ostetrico. Avvocato, ho bisogno di un parere urgente. Avete l'appuntamento? No! Ma è questione di vita o di morte! Allora, accomodate voi! Ma tu lo conosci a Don Maglione? E perché hai domandato alla signora siete Don Maglione? Se quello veniva vestito da femmina! Ma un canonico va girando vestito da femmina! Ma i tempi sono quelli che sono! Ma succedono cose che non vi spiegate! Aspettate un'altra finestra, va! Ma dico, con tanti delinquenti da redimere, a me va a capitare proprio questo. Dunque, signora. Avvocato, questione di vita o di morte? Mettiamo che io ammazzo mio marito. Avvocato, mettiamo che io ammazzo mio marito. Signora.
Vogliamo mettere ordine alle idee? Mettiamo! O la volete ammazzare veramente? Lo voglio ammazzare! Andiamo avanti! Quando mi fa capire? Di premio! Di galera! Non sono io che decido, quello è il giudice! E quando mi fa bene il giudice? Perché siete simpatico, l'ergastolo! Ehi, calate! 30 anni vi stanno bene! Ehi, calate! Se riusciamo ad avere le attenuanti, 24! Avvocato, vi sto pregando di calare! E che cale! Se riusciamo a dimostrare l'ingiuria grave, la provocazione, facciamo dai 15 ai 12! Calate! Signore, quando volete spendere? Quanti anni di galera volete fare? 6 mesi. Ah, vi accontentate di poco? Vedete, signore, le pene per omicidio non si combinano a me. Quindi, o vi tenete quelle che vi date, o è meglio che non lo ammazzate. Quanto è bello l'avvocato! È meglio che non lo ammazzate! Siccome il grande invalido non vi è marito a voi, mettiamo che lo faccio morire subito, anziché di morte lenta. E non fa differenza. Ma scusa, ma voi volete ammazzare vostro marito solo perché è grande in bar? No, lo voglio ammazzare per questo. O dell'impero Cremone. Infedeltà Cremone! Leggete dietro. Sconto del 50% per prestazione speciale. E beh. E beh, secondo il grande invalido Adinolfi, mio marito, uno dei nostri figli sarebbe frutto di questa prestazione speciale. È chiaro? No. Il grande invalido sostiene che lo sconto l'abbiamo avuto praticato perché io, a Cremona, mi sono prestata. A fare chi? Avvocato, i figli nascono in seguito a quale prestazione? Mamma vostra non me l'ha detto. La mia sì, ma la vostra mi pare che il segreto se l'è portato nella tomba. Secondo il grande invalido, io, a Cremona, mi sono prestata. Ah! E secondo voi? La verità. Quando vi prego? La verità, verità. Non me la ricordo. E no, signore! E no! Abbiate bontà! Io quando mi presto, voi me la ricordo! E su questo punto ha ragione il grande invalido, scusate! Ma per me che uno è grande invalido, deve passare pure per festa! Un momento, non sono ancora il vostro avvocato. Ma torniamo a questa famosa prestazione, la quale sarebbe avvenuta, no, 10 mesi fa. La data sta sul conto dell'albergo. 22 febbraio 1948. 1948. Leggo bene. È da 20 anni. Dico da 20 anni. Il grande invalido sta col pensiero che sta cremo. No, da 2 giorni. Da quando siamo andati a stare all'appartamento di sopra, durante il trasloco si è rotta una cassa e a quelle gli è venuto il polio di andarsi a leggere le vecchie carte che tenevamo conservate. Avvocato, capite lì? Hai smesso di piovere! E a me che mi muovo? Avvocato, non piove più! Come dite che c'è una speranza... Caruso! Una soluzione ci sarebbe! E dite di te! Combinato un duello! E quanto mi fate avere con le ingiurie e le minacce? 14 anni! Più di 6 mesi non mi voglio fare! E allora andate a riformare il codice! Oh, abbiamo avviato la giornata! Oh, e la barba di San Cipriano, l'emisfero strano, la prestazione speciale! Caruso! Vado a aprire il Don Maglione! Signore, abbiate bontà! Io, questa mattina, tenga Don Maglione! No! Adesso! Adesso! Sei qua! Io le sparo! Io la sparo! Avvocato, prendete nota! Grazie, signore! E voi chi siete? Che fate qua? Sono l'avvocato Rustoni, adesso in casa! Ah, si è andato dall'avvocato, Coda di paglia! Coda di paglia! Prendete nota! Io ti accidio, io ti ammazzo con le paglie, ti ammazzo! Quando mi fate venire? L'ho chiesto prima io! No, ma chi sì? Io sono il grande invalido Adinolfi. Vi
a te. A te le scassa la capo! Le scassa la capo con il rito di rigolo! Ma qual è il rito di rigolo? Amico! Con lo fronzello! Con lo fronzello! Con lo torpedo d'asso! Una tagliata! È bullato con il reggio! Fermi! Aspettano a chiocco
occupava la tavola numero 19. Se voi stavate nella stessa luna, vi ci avesse. E con questi, signore, vi saluto. E sono... E promuovo di rivedere un maggiore. E io non posso passare la mattinata a smontare con la vostra. Ah, dunque li conoscete che le tengo? Immaginarie. Avvocato, io le tengo. Prova. Ma che avete provato? 61 19 sulla ruota di Cremona. Numeri, parole, piangere. Un fondato sospetto. Ah, e che lei è un sospetto? Un sospiro di ignorato, una spina di fumo. Che consistenza tiene un sospetto? Scusate, che mi guardi, e mo mi date la zappa sui piedi. Voi accusate vostra moglie in base ad un sospetto. Sospetto? Avvocato, questa carta è prova. Prova! Questo non è carne, ma sangue, carne, lacrime, le lacrime mie. La carne mia tradita e maciullata da un coltello. E sapete perché? Perché mi ha fatto capire quello che non capivo. Mi ha fatto vedere quello che non vedevo. Avvocato, questa carta risponde perché e per come. Io sono 20 anni che non riesco a dormire. Avvocato, adesso c'ho l'evidenza. Avvocato, ce l'ho in pugno. E ve la posso far toccare con mano. No, Michè! Lascia stare quelle due povere anime innocenti. Avvocato, ve la faccio toccare. Abbiate bontà, tocco un'altra volta. Questa mattina che non mangio! No, poca, voi dovete toccare! Voi non dovete far schiattare un povero cristiano! Va bene, fatemi toccare! Allora vado e torno, poca, E dove andò? Al caffè degli azzurri e all'Istituto Superiore di Alti Studi Sociali. Allora fate tu! Avvocà, 5 minuti e vi porto la prova vivente! No, Michè! Lascia stare quelle povere creature innocenti! Avvocà! Vostro marito sembra sicuro del fatto suo! I figli miei! Poveri figli miei! E quello ha parlato di prova vivente! Mannaggia il trasloco! Mannaggia la cassa delle vecchie carte! Avvocato, troviamoci a metà strada. Fatemi avere non più di 2 anni. Ehi, signore, se le prove sono veramente tale, quello mi spara per motivi d'onore. Io poco ci posso fare! Ma forse, voi dovete cercare di ricordare. Io da uomo posso capire che voi a Cremona avete provato quei 5 minuti di debolezza che le donne nella vita provano ogni mezz'ora. Ma vi dovete contare, vi dovete raccontare tutto! Devo sapere! Avvocato, quello che posso fare è raccontarvi quel poco che mi ricordo. E andate dicendo, c'è qualcosa? Andavo a Cremona, perché il grande invalido doveva trattare certe partite di Salvini. Lui è titolare del risorgimento su Vino. Arrivammo in albergo. E sapete com'è? La novità del viaggio, il movimento del treno, l'ambiente nuovo. Eravamo giovani. Il grande invalido lo tiene per vizio. Appena arrivati in albergo, prima cosa, la prestazione. E allora vi siete prestati al grande invalido? Ah certo, e con chi se no? E me lo potevate dire prima, sangue del diavolo. E in base a quella prestazione è venuta la nascita. Sì, ma lui dice che non è vero. E perché? Avvocato. Quello tiene una sola in una manica. Ma perché? C'è un seguito. Dopo la prestazione, che avete fatto? Andiamo a cenare. Anzi, cena io sola. E poi me ne torno in casa. E perché cenasse da sola? È perché lui stava a cena con i fornitori. E quelli di affari li trattano solo a tavola. E va bene, in camera, che faceste? Mi coricai e mi svegliai il giorno dopo. E il grande invalido non rincasò. Sì, ma io dormivo. Signore, ma fate uno sforzo. Quella notte, che ne so, in gabbia, non ci fu qualcuno che, diciamo così, sbagliò stanza. Sapete, si usa. Ci sarà fermo. Scusate, ho sbagliato stanza. E poi dagli occhi della femmina uno capisce se ha sbagliato, no? È avvocato, io dormi sotto. A cena avevo bevuto un po' di vino e a me basta poco per farmi partire. E allora non entrò nessuno. E invece no. Ma se mi avete finito di dire che... Avvocato, entrò uno struzzo. Signore, avete detto struzzo? Sì. Struzzo? Anima? Quelli col collo lungo? E che fanno un sanato sotto te? E quelli a Cremona tengono gli struzzi sciolti negli alberghi. No, che avete capito? Vi sto
un sogno, un sogno terribile. E chiamiamo, che può darsi che nel sogno troviamo la chiave del mistero. Non me lo ricordo. Signore, ma voi che vi ricordate? Solo lo struzzo. E come fate a dire che è stato un sogno terribile se non ve lo ricordate? Ma che c'entra? Mi è rimasta l'impressione, il terrore. Ma i particolari non me li ricordo. Sì, perché non vi fate una curetta di triceratopsiana? Vi pare uno spiega. Uno struzzo non solo non basta, ma non spiega niente. Se questo sogno è stato veramente terrorizzante, dovete cercare di ricordare. E cercate di andare da un neurologo. Ci sono stata una volta. E il risultato? Mi diede una porchetta. Caruso! Se quel sangumo di Don Maglione, falla accomodare nel salottino di zia Margherita. Sì, e mo come la mettiamo? Ma il grande male, salvene dello su. Per carità! E zia Margherita, avvocato? La giornata è completa, vedi? Alfonsino, che mi da fare? Buongiorno, signore, buongiorno. E che stai facendo qua? Sto giocando a battaglia navale con la signora. Alfonsino, non fare lo spiritoso. È venuto Don Maglione? Non ancora. Lettier sta facendo il suo dovere. Non è che la faccenda di San Cipriano qua prende la via della mia pensione. Signore Marie. È l'inquilina del piano di sotto. Piacere, piacere. E voi siete la signora che è venuta a stare al numero 2. Amelia di Rolfi, per servirvi. E toglietemi una curiosità. Ma com'è che fate quel 48 la sera spostando i mobili? No, signore, vedete? Io non vi sposto. Vi sfascio in testa mio marito. E fate bene. Ma non è che glieli potete sfasciare senza aspettare mezzanotte, quando io sto per pigliare sotto. Hai ragione, ma quell'animale si ritira tardi. Bene, bene. Scusate che dico una parola a mio nipote. Alfonsino, la sai la novità? Malcarana ha detto che bisogna aspettare la delibera della commissione paritetica. Ma che è sta commissione paritetica, mo? E Mandoroni non ve l'ha detto? Sì, ma quello cacaglia. E quando parlo poco lo capisco. Ma Mandoroni non va più bene. Alfonsino, sai sì o no? Che ne so a chi si è rivolto Mandoroni? No, non lo so. Ma voi vedete, da 30 anni sto in mano agli avvocati per la pensione e non ne vedo la fine. Voi vi state ricordando ad Alfonsino per qualche causa? Sì, signora. E 100 anni di salute a vostro marito allora, signora. Voglio a Dio che quello chiude gli occhi e vi mettete nelle mani degli avvocati per la pensione, non ne vedete la fine. E se vi rivolgete ad Alfonsino poi... Zia Margherita, tenga a che fa? Io devo sapere com'è che dopo 30 anni esce in mezzo questa commissione paritetica. E domandatelo a Mandarà, vi siete voluto mettere nella sua mano? Sì. Dopo 15 anni che la causa stava nelle mani tue. Niente, non tengo fiducia, capito? Non tengo fiducia! E voi vi state mettendo nelle mani sue? Zia Margherita, pure io devo campare! E io no, Alfonsi, pure io devo campare! Che sei stato capace di combinare in 15 anni? Prima ha fatto ricorso al Ministero del Tesoro, poi al Ministero delle Finanze, poi alla società Autofiltranviaria e io non ho avuto niente! Niente! E niente potete avere! Ve lo volete mettere in testa che non avete diritto alla pensione? Che Gio Peppino non è morto in servizio! Ma perché? Che il tram che l'ha messo sotto non stava in servizio? Il tram sì, ma Gio Peppino stava in licenza premio! No! Quello Gio Peppino è andato sotto al tram mentre scappava per andare al ricovero! E siccome stava in licenza e c'era la guerra, la sirena l'ha rimessa automaticamente in servizio. Questa poi è la tesi dell'avvocato Caroleo. Alfonsi, io devo sapere che cos'è questa commissione paritetica. Vabbè, appena spicci lo struzzo della signora, te la farò mandare e me lo faccio spiegare. Ma tu veramente chi telefoni? Ve l'ho promesso.
Ma sto fatto non struzza e lunga. Ma vediamo da previa. Bravo, bravo, Alfonsi. Io lo dico sempre alle mie dame della carità. Quello è troppo bravo, mio nipote, è vero. Vediamo di non far passare altri 15 anni con questa commissione paritetica. Già che ti trovi tu mo... fai la telefonata, eh? Urli. Poi con calma ci dice a Mandarane che io cambio avvocato. Un altro! Sì, sì, sì. Ho pigliato appuntamento con Caccese. Quello è figlio della buon'anima di un caro amico di zio Peppino. Cacci? Zia Margherita, quello si occupa di diritto marittimo. E beh, che fa? Fa che al primo turno di chiamata marittima vi trovate imbarcato su una pedra lì. E ce ne vuole per farmi imbarcare a me. Fai la telefonata, fa. Com'è messa, signora? Zia Margherita, un'informazione. San Cipriano teneva la barba. Si capisce. Tutti i santi la tengono. E com'è che San Luigi Gonzaga non lo teneva? Alfonsì, non mi nominare quel signore. E che è un santo quello? In questa casa non voglio sentire quel nome. Vado da Cacci. Con permesso, signore. Mi raccomando, quando sfasciate i mobili la sera, con calma, che io ce ne faccio la sera. Avvocato! Avvocato! L'evidenza! No, perché? Lasci stare questo padre anche innocente. Quanto è bello fa. Passami le scarpe sulla faccia, fai di me quello che vuoi, ma i figli, quelli perdono e qui spero. Sono figli, mica. Quando sono figli? Mi dispiace se non partecipo alla riunione. Il rapido parte tra 20 minuti e ho giusto il tempo di pescare un tassì. Oh, parti, parti, figlio bello, parti, non perdere il rapido. Faccia lì, ti pigli l'accelerato. Mammino Luigino, fallo tornare al bar degli azzurri. Luigino è un'anima candida. Luigino è fesso. Avvocato, questi due sono figli miei. Piacente. Ma come, avvocato, non vi dicono niente. E due bei ragazzi, complimenti. Certo, giovanotto è un buon nutrito. Nutrito? Avvocato dice nutrito. Quello è flaccido e fesso. E mangia, mangia, mangia sempre. Papà, io sono uno sportivo e mi devo mantenere in forza. Avvocato, ma poi questi due veramente non vi dicono niente. Gilda, bello di papà, vuoi dire all'avvocato quello che mi hai raccontato da due giorni? Ho deprecato questa insidile costumanza di esporre in pubblico i panni di famiglia. Bisognerebbe invece sedersi intorno al tavolo e discuterne pacatamente. Il mio parere è presto riassunto. Non è il caso di drammatizzare. Un postulato della scuola inglese riguardo all'adulterio può essersi di conforto quando esso è occasionale e più delle volte contribuisce al rafforzamento del vincolo coniugale. Ma perché parla così? Perché ho studiato dalle suore veneziane. E i capelli chiari. E gli ho presi da zio Roberto. Avvocato, sentite poi. Luigi, come ti chiami? Nome e cognome, perché tu solo quello sai dire. Parla. Ha detto che no. E dai, ci vogliamo far sentire all'avvocato due passi di mattinata. Ha detto che no. E Luigi, diciamo all'avvocato a quanti anni hai lasciato le scuole nel mercato. Ha detto che no. Avvocato, ma voi lo volete sentire parlare? Ma perché? Parla. Ehi, Luigi, ma dimmi una cosa. Ma com'è che domenica il Napoli le ha prese? È scivolato in terra veneta perché il Vicenza era in giornata sì. E anche perché io Portini ha parlato tutta cosa. E nonostante Giuliano mettesse ordine al centrocampo e lanciasse i suoi compagni con passaggi millimetrici, l'arbitro dichiaratamente casalingo, proprio a inizio di gara lascia un fallo in aria che grande quanto una casa. Se avesse beneficiato di quel sacrosanto rigore e trovatosi in vantaggio solo 3 minuti dall'inizio di incontro, il Napoli avrebbe impresso un altro andamento all'incontro, sicché il fischio finale avrebbe sancito tutt'altro risultato. Oh, coglione, parlo! La signora sostiene che Gilda parla così perché ha studiato dalle suore veneziane e ha preso i capelli chiari da zio Roberto. E vabbè, ve lo concedo. Ma guardateli bene tutti e due. Avvocato, guardate l'evidenza
e prima di rispondere Martino Paramano con pazienza. Avvocato, questi due tengono qualcosa in comune. La verità, avvocato, siete un uomo. E va bene, la spiegazione può stare nel fatto che la signorina ha preso da zio Roberto, che era bella, e il giovanotto da voi, che è detto senza offesa. Siete brutto, eh? Avvocato, io parti! Ho attento informazioni in curia! Oh, Madonna! Che succede? Un collasso! Ma sognatevi! Perché non mi toccate! Ma è mai possibile che quando state in ufficio mi devo mettere lo specchietto retrovisore sulle spalle? Preannunciatevi, sangue del diavolo! Fate un colpo di tosse! Sapete tossì? Sì, signore! No! Tossì! Che avete attinto? I fratelli Gordini li teniamo fatti! San Cipriano teneva la barba a pizzo e i baffi verticali ascendenti! Letti, voi avete attinto informazioni su San Cipriano? O su Vittorio Emanuele II? O Gesù? Ah, oh, ma voi vedete, forse volevano dire baffi verticali discendenti! No, telefono per l'anteriore raguagli! Bravo! Telefonate! E mi raccomando, quando mi trovate distratto, un bel colpo di tosse! Correte, seramico! Dove eravamo rimasti? Che zio Roberto è bello, ed io sono bravo. Senza offese? Avvocato, senza offese. Anche perché c'è una cosa che voi non sapete, che non potete sapere. Avvocato, voi avete riconosciuto che questi due non tengono niente in comune. Ebbene, ma se voi... Avvocato, avvocato, né occhi, né capelli, né forma della testa, né statura. Avvocato, questi due se li incontrate per caso, li prendete per fratelli e sorelle? No. Per cugini? Sì, ma se... Mi consentite, mia sorella... E non me ne frega niente di vostra sorella! No! E non mi permetto! Quella è monaca! Avvocato, questi due se li incontrate per strada, li prendete per due strade. E vabbè, però abbiamo chiarito che ci stanno di mezzo le suore Veneziane e zio Roberta! Le suore Veneziane e zio Roberta! Avvocato, questi due... Guardateli bene, avvocato. Questi due sono gemelli. Gemelli, chi sto qua e che sta qua, sta faccia qua e sta faccia qua, su gemelli. Gesù! Gesù! Avvocato di su Gesù! Io sono 20 anni che lo sto dicendo, sono 20 anni che campo senza trovare una risposta, ma come, chi sto qua e che sta qua, Gesù, Gesù, io me ne andavo a spiare di notte. Mentre dormivano, li seguivo per strada, Gesù, Gesù! E quando dopo 20 anni, per un puro caso, io leggo prestazione speciale. Che devo pensare? Avvocato, questa carta è prova o no? O devo passare la mia vita dicendo Gesù, Gesù? Signore, senza sapere i fatti vostri, fatti i gemelli come li avete fatti? Ok! Quelli grandi ballo, beato lui, pensa solo alle cose. Ma la spiegazione scientifica dove? C'è me. Ma quali c'è me? Quello non è nord. E l'altro è sud. Nord. Nord. Cremona. Yam yam, e questo che cos'è? Signor, i casi sono due. A, nel reparto maternità vi hanno portato un pulcino di un altro pollato. Sono nato in casa. E allora, B, ci state facendo pezzi da venda. Signor, stiamo aspettando una spiegazione. Ma voi siete avvocato mio o suo? Io non sono avvocato di nessuno. Iaccia capì! Avvocato! Avvocato, scusate, ma che strada passate?
Allora, la signora non parla, non può parlare. Che parlo? Che dico? Sono tutti e due figli miei. Sì, ma uno solo è nostro. Il più fesso. Mancino. Tutti e due sono figli tuoi. No, signore, no. Obiettivamente, tecnicamente no. Il fatto non qua. La differenza è troppo sensibile, e non solo differenza apparente, ma sostanziale. Voi venite con lo struzz. Quella la signorina è ottimista, vivace, tutta protesa verso l'avvenire dei treni nati. Mentre... Mucci! È fragile e fessa. In altri termini, una buca. Un rassegnato, un giovane senza verità. Scusate, grande qui più di corna si pone un problema scientifico e sociale. E bisogna che vi decidiate a parlare, signori, per il vostro bene. Altrimenti la soluzione la andiamo a trovare alla cassa del mezzogiorno. Eh sì, sì, perché voi altro che gemelli avete partorito. Voi avete partorito la questione meridionale! No, papà, scusa, qua la questione è settentrionale! Quando mi prego, grande invalido, meridionale! Papà, settentrionale! So quel che dico, meridionale! Settentrionale! Meridionale! Settentrionale! Meridionale! Settentrionale! Meridionale! Settentrionale! Meridionale! Settentrionale! Per andare a malmenare i fratelli di Cordini di Parma. Bravo!
Così perdiamo a San Cipriano e la causa è... E dico, mentre si fa vivo Don Maglione, limate la relazione, limate! Novità! La signora è andata dallo psicanalista per vedere se riesce a ricordare il sogno! E vabbè, andate a limare, eh! Signor, scusate! Asserrata sul volto! Ci stanno i fratelli gemelli! Ah sì, i Perrotta, sì sì! E questi famosi Perrotta! Si somigliano! Gesù, e se sono gemelli! Sono due gocce d'acqua! Figuratevi, uno si è fidanzata e si è fatta crescere il baff, capite? Si è fatta crescere pure quell'altro! La povera ragazza, talmente confuso! Voi per non portare un vedere lui, si è fatta monaca! Si è sposata Gesù! L'unico uomo che una faccia tiene è quella... A proposito, avvocato, sapete niente dei danni? Io ho avuto una settimana di panni a rischio, per non parlare di un viaggio alla Rizzola di Bologna e una sospetta frattura alla base grave. E io che devo dire? Tengo il nervo ottico indebolito. L'ecchimo si dove sapete voi è la frattura del coccige. E chi è stato ricoverato in ospedale? Abbiamo chiesto il rimborso delle spese di decenza. E chi invece si è fatto curare in ambulatorio? Rimborso secondo noi solamente. E per la invalidità e semi-invalidità? E ci saranno perizie. Comunque, non vi dovevate disturbare a venire qua. Ho scritto tutto al sindaco. E vabbè, noi l'abbiamo chiesto perché ci trovavamo qua. In realtà il motivo della nostra visita è un altro. Dobbiamo augurare buon viaggio a Donna Margherita. Mo ve la chiamo io. Ma perché zia Margherita va? E come, non lo sapete? E dove se ne va? Ah, in America! In America! Zia Margherita! Forse Donna Margherita! Probabilmente Donna Margherita lo vuole levare con buona voce. Ma è fatto? Hanno fatto tutto. Ah, siete venuti! Camminuccio, che piacere, che piacere! Non è mio, mi trovo! E Donna Margherita, ci avete fatto questo affronto! Ci avete spezzato il cuore! E mo come fa il comitato senza la sua guida? E Yamia, che sono 16 anni, quelli passano in un momento! Ma Margherita, ho sentito bene, me ne è andato in America! Seguo il consiglio di Caccese! Caccese! E io lo sapevo che quello mi faceva imbarcare, oi! E che mi manda a farlo, beh? È la pratica per la pensione di zio Peppino! In America? Quello è andato sotto un dramma italiano! E ti pareva? E che vi dico sempre io di Alfonsino? Ti ascolti iniziativa! E di orizzonti limitati! Grazie per la pubblicità, eh! Alfonsino, è così! Quello che tu, caro lei e Mandaran, non avete saputo risolvere in 15 anni, Caccese l'ha sistemato in 2 ore. Quindi ti ho detto che zio Peppino è stato 15 anni in America prima della guerra, quella ha consultato un libretto e mi ha detto che tengo diritto alla pensione USA. Ma perché? Zio Peppino è andato pure sotto un dramma americano. Signor, quella ha fatto il cascatore indiano nei film di Tom Mix. Una volta è stato pure sbalzato di terra e si è scassato il femore. E il femore di zio Peppino non ve lo potete far pagare stando in Italia. Oh signore, ci sta la prassi da rispettare. Io mi vado in America. Dopo 5 anni di residenza chiedo la cittadinanza. Quello dopo un anno, in forza delle leggi sindacali, la Paramount mi riconosce la pensione. Poi ritorno in Italia e riavvio le pratiche per la pensione. No. Essendo cittadina americana di Brooklyn, no? Di Brooklyn! No? Quelli mi mordono di rispetto e soggezione. E in capo a 10 anni mi danno la pensione. Alfonsi, quello è un fioretto! 16 anni di pazienza e finalmente ottengo giustizia! Oh. 16 anni? Ma voi quando dovete campare? In te mi riconoscono la pensione! Questa qua è una questione di principio! Sì, giù, giù! E pigliate per la brioncola. Voi vedete che abbiamo finito con Sant'Anna e cominciamo col sanato. Mazza, avvocato. Chi è sto mazza? San Giuseppe porta la mazza. Io mi sono ricordato che ho fatto la prima comunione nella chiesa di San Giuseppe e in particolare mi è rimasto impresso nella mente. Avete visto?
della mazza. Abbiamo chiesto all'avvocato del San Giuseppe, porta la mazza o il giglio. E chi domanda? Quel San Giuseppe porta la mazza e il giglio. Tutte e due. Che è una novità. Alfonsino, e nemmeno questo sai. Ma tu che avvocato sei? Venite, venite, è un San Giuseppe di là, bello, bella, bella sale, le mazze e c'è. Andiamo, andiamo. Gesù, Gesù, e questo si è pigliato pure là, là. E ti, avete fatto quelle ricerche scientifiche? Sì, signore. Avete scoperto qualcosa? Sì, signore. E chi è? Un monaco austriaco. Vabbè, mo i monaci si interessano di parti gemellate. E questa sarà un'altra pensata del concilio. Avvocato, la legge risale a 70 anni fa. Dunque, un giorno il monaco prese due piantine di pisello, una da frutto verde e una da frutto giallo. Pisello. Senti. Quando vi ho pregato di fare delle ricerche, ho parlato di genetica. Non è che avete capito botanica. Sapete com'è? Uno dice genetica e l'altro che sta un po' distratta o malgrado di un accesso di tosse, capisce botanica. Poi voi avete studiato da baritono. Sentite il su. Genetica, botanica, baritono. Sentite il su. Ota, mica, pari, dono. Ma avvocato, voi avete detto genetica e io genetica ho sentito e capito. E voi avendo capito genetica vi siete andati ad imbattere in un monaco che coltiva piselli. Sì, signore. Non voglio insistere. Dunque, sto monaco prese due piantine di piselli. A questo punto, senza offese per voi e per il monaco, mi volete dire perché prese queste due piantine di piselli? È logico, perché essendo monaco non poteva pigliare quei figli. Creato sto segue. Dunque io monaco introso le due piantine e siccome è uno spirito osservatore no no e dalla prima generazione dell'incrocio si avevano piante a frutto giallo e dalla seconda un quarto di piante a frutto giallo e due quarti verde. Ma mentre le piante verdi, unite l'altra pur verdi, davano frutti tutti verdi delle tre piante gialle. Una aveva discendenti gialli e due avevano un quarto di figli verdi. Figli? Del monaco dei piselli. No, signori, sono dei piselli. Ma perché i piselli fanno i figli? In linguaggio scientifico i frutti si chiamano anche figli. Letti. Una preghiera tra San Cipriano, Ostruzze Cremo, Amazzi San Giuseppe, Ufemere zio Peppino, a pensione zia Margherita e gemelli a no. A pressione me ne vado a 200 anni. Non vi ci mettete pure voi con i legumi del mondo. Che cazzo c'è a secchi si piselli gialli e verdi? A grandi valdi gli vado a parlare di piselli! Avvocato, questa è la legge di Mendel. Non la conosco e non la voglio neanche conoscere, va bene? Per me le leggi si fanno in Parlamento. Ma questa è una legge scientifica che può spiegare tutto. Perché dai piselli passiamo agli esseri umani. Ascoltate. La conoscenza della legge e particolarmente il carattere recessivo latente ci permette di comprendere come un ragazzo possa avere un carattere che risale a lontani antenati e che non compare nei suoi genitori. Pigliate i due siciliani adulti. Che è, avvocato? Avete detto che devo prendere due siciliani adulti, vabbè. E ci aggiungiamo un etto di latte. Lucida sì, un sì, tre melanzane. E tutto lo sbatto in faccia a chi messa! Voi! Ma sta ricerca l'avete fatta all'istituto di genetica! O sul tesoro della cucina italiana! E avvocato, insomma, non posso fare un esempio, sì o no? E questo me lo chiamate sé! E va bene! Pigliamo due siciliani! Pigliate due siciliani adulti e fateli sposare. È noto che la stragrande maggioranza dei siciliani ha gli occhi neri. Ma se uno dei due che avete fatto sposare è portatore di un carattere latente, facciamo l'azzurro degli occhi. È possibile che uno dei figli nasca con gli occhi azzurri. E voi sapete perché?
siciliana ha combinato mastrocchio con cremonese. Ma no, signore, per via dei normanni! Sapete, i normanni che sono stati lungamente in Sicilia. Lei chi? Per il bene che ti ho. E lo faresti, un piacere, comandato. Andate a rimanere la relazione! Come si chiama quel professore? Avete visto quando uno non si preannuncia che succede? Come si chiama quel professore che abita nel palazzo accanto? Menichella! Bravo! E allora faccio un salto da Menichella per cercare di capire senza mettere in mezzo il mercato ortofrutticolo. No, le ricerche sul fonico e sul miserere! Io ho fatto no! Novità sulle mie speranze! Carità, io mi assento per un'ora. Vado all'università. Se telefono qualcuno! Prendo nota del nome e vi lascio appunto tutto attorquato d'acqua. Bravo! E se viene Don Maglione, vedi di non farmi trovare un rais sotto attorquato d'acqua! Ma possibilmente in portruppa! Avvocato, ma nelle clime ero scosso! E che dite? Che i miei nervi sono di nylon come tu! Caro, io sono un appurato fatto di gemme! Me ne vado al manicomio! Appurare, avvocato, che volete appurare? Non ci sta spiegazione. Chi da me, nato Mariuolo, mi trovi inopinatamente redento. E che mi metto a chiedere come è andato il fatto? Mi avete voluto redento, questo, senza chiedermi perché, né perché. E che c'entri tu con i gemelli? Non lo so e non lo voglio sapere. Guardate là per me. Ha smesso di piovere da 5 ore e sopra il Vesuvio è uscito una striscia azzurra. Se spingete lo sguardo oltre l'azzurro, che vedete? Che vedete? E non ve la posso dire. Poiché è una cosa che non dire spiegazione, sono sicuro che vi piate collera. Eh no, tu non me lo dici! L'emisfero australe! Mi strendiate collera! Allora, scusate, ma il vostro è uno strano modo, il cagione. Mi avete redento e non vi fate le croci per le meraviglie. E poi solo perché mi permetto di vedere l'emisfero australe, un altro po' mi fate afferrare per pazzo. Per il fatto dei genelli, non ci sta spiegazione. Ma voi, girate per la strada. Guardate le facce della gente, leggete i giornali, ascoltate la radio, parlate con i vicini di casa, pigliate l'autobus. Tutto quello che vedete o sentite è una spiegazione. Avvocato, la vita è diventata un papocchio. Quello non funziona l'indigente. Una mattina vi svegliate e scoprite che l'hanno schiaffato dentro perché si è appropriato di qualche spicciolo. Un paio di miliardi. Quell'altro fino a ieri camminava con le vesti e i pantaloni. Una mattina ve lo trovate padrone di palazzi e terre di mangiare. Vi devo fare l'elenco completo. Ma per trovare una persona per bene, bisogna cercare tra i ministri. Quelli stanno là da 20 anni e nessuno è riuscito a smuoverli. Segno che sul loro conto non ci sta niente da dire. Avvocato, i tempi sono questi. Accettiamo. Vado a vedere se ti do mai una. Va, arrivederci. Avvocato! Il sogno! Avvocato, se ne ricordò! Fatemi sedere! Prego, vai, prego! Allora! Avvocato, io stavo in mezzo a una campagna e a un certo punto su una macchina ministeriale, chi arriva? Il famoso struzzo. Gesù! O struzzo su una macchina ministeriale! E questi ancora niente. Teneva un cilindro in testa.
da papà è svenuto. Abbiamo chiamato un altro medico che gli ha fatto un'iniezione di sparto canfora. Appena lo struzzo scende dalla macchina, si sente un coro di voci. Onorevole! Evviva l'onorevole! È lo struzzo! Salutava levandosi il cilindro e poi andava tagliando la scheda. A un tratto mi scoccia. Si liscia un baffo e... Signorina, dove ci siamo già incontrati? Io capisco che è un pretesto per attaccare di scorsa e non rispondo. E che fa lo struzzo? Picchia le forbici e fa per tagliarmi la... Ah! A che mi voleva tagliare? Non lo dico, non lo posso dire. A me parla, che ti voleva tagliare? Non lo dico, non posso perdere il rispetto dei figli. Vabbè. Basta che state calme, eh? Poi, che è successo? A questo punto è arrivato il monaco. Signore, avete detto un monaco? È un coro di voci! Eccellenza! Evviva l'eccellenza! Signora, una domanda marginale. Questo monaco coltivava piselli? Sì, come lo sapete? C'eravate pure voi. No, c'era Lettini. E chi è su Lettini? È un marito. E che faceva? E stava nel coro, signore, andate a dire. Che fate nel mio compagno? Domanda il monaco. E lo struzzo? La campagna è vostra quanto mia. Non l'avesse mai detto. Il monaco si scioglie il cordone e glielo sparte in faccia. Lo struzzo si leva il cilindro e fa lo stesso. Poi, senza dire né ai né fa, nasconde la testa sottoterra. Il monaco non se la tiene e gli sferra un calcio nel sedere. Lo struzzo caccia la capa e dice: ah, è così! E allora, signori miei, incomincia il 48! Con il sottano in mano, il monaco si mette a correre per la campagna, inseguito dallo struzzo, mentre il coro: onorevole, eccellenza, pace, concordia! Nessuno li fermava! E correndo con lei, andavano calpestando quelle povere piantine di pisello che si abboccavano e morivano. Che potevo fare? Io, povera donna, sola, lui stava a cena con i fornitori. In mezzo a quella molina, preso di pietà, mi chinavo a raccogliere quelle povere piantine di pisello. Ma erano schiacciate, calpestate, morte. Le lasciavo cadere ad una e al posto di ciascuna compariva una croce. Avvocato, in meno di mezz'ora quella bella campagna era diventata un cimitero! A questo punto, visto che non c'era più niente da fare, lo struzzo e il monaco si fermano di colpo. Si guardano in giro e poi si abbracciano scoppiando a piangere. Poi salgono sulla stessa macchina e se ne vanno tra gli evviva del corpo. Io, ferma, con gli occhi pieni di lacrime, mi guardo un'ultima volta e poi... E che vedo? Che ai miei piedi, chissà per quale miracolo, erano rimaste in vita due piantine, una verde e una gialla. Mi chino, le raccolgo, le metto sotto la sciarpa e me ne torno in albergo. E così finisce, signora. E l'opzionalista che ha detto? Gli ha dato una furga da prendere subito e due da compresti in Bella Ghill per un mese. Insomma, ma questo sogno non spiega niente. Avete detto che hai preso le due piantine? Ve ne siete tornati in albergo, e beh? Sì. Quindi la campagna stanno i prezzi di remoto. Non c'è che fa. La soluzione la dobbiamo trovare anche voi. Ah, sì, avvocato, smuovete mai il mondo, non badate a spese, ma io devo sapere. Che devi sapere?
Che devi sapere? Sono io il disgraziato! Eppure io, mica, sono una povera disgraziata, pure io! E allora confessi! Sì, confesso che da 20 anni non sto campando neanche io! Non ti pianto, pianti! E quella struzza sempre davanti agli occhi! A me, ma tu veramente non ti ricordi niente al di fuori del sonno? Mica, l'ho giurato! I miei occhi non debbono più vedere quelle creature se dico una bugia! Avvocato, allora la speranza c'è! Mica, guardami negli occhi! Una probabilità ci può essere che uno struzzo o un monaco sia entrato nella mia stanza e abbia approfittato che dormivo per godere delle mie grazie! Ma una cosa aggiungo e mi devi credere! Se prestazione mi fu, semplice o speciale, è saputo tutto involontario da parte mia! Avvocato, dobbiamo andare a Cremona. Non c'è altra soluzione, guarda. Uno ci deve andare. Io? No, e voi siete troppo passionali. Io? Tu no! Né voi, né io. Ci deve andare una persona neutrale, istruita da me, che porti a compimento un piano abilmente congegnato. Statemi a sentire. La logica ci dice che chi ha praticato lo sconto doveva essere un grande fan, un direttore, un proprietario, un gerente dell'albergo. Quindi le ricerche bisogna limitarle nell'ambito dell'hotel Milfero di Cremona. Individuare l'uomo e... tirarci il sangue. Chissà. E che ne dovete fare? Per appurare la paternità. Ma mi pare che noi andiamo a tirare il sangue a tutto il personale dell'albergo. E grande fatto, lasciatemi congegnare il piano. Qualcuno si deve fingere un orfanello andato a Cremona in cerca di padre. Un orfanello ricco. Caruso! Ecco il nostro uomo, vai! Vieni, Caruso, ecco, potevo dire! Vieni, sì! È meglio che resti qui. Ma quando ti prendo? E quando mi prego io? E assettati! Caruso, tu devi andare a Cremona! E dove va? A Cremona. E lo sai quello che devi andare a fare? No. E allora perché ti alzi? È perché i calzoni mi vanno stretti. E l'ho detto che era meglio che restavi in piedi. Sbottona di calzoni. E andiamo alla signora. Sbottonatevi, Caruso. E non pare tu. Mi sto pregando. Adesso che sei a tuo agio, mettiti a sedere. Oi, Caruso. A Cremona ti mando in missione delicata e confidenziale. Delicata e confidenziale. A Cremona vai a cercare a Papatù. A Papatù! Sono figlio di Cremonese. Proprio così. E pur mamma sta a Cremona. No signore, mamma è la signora di Norfi. Mamma! Caro, ma niente, mi stai prendendo dalla lettera! Perché no? Io ti sto istruendo per la missione, anima! Ah, che peccato, non mi dispiace! Ma voi no! Sì, ma che ci possiamo fare? Ma siete proprio sicuri che no? Ne sono sicura! Che peccato, Una signora così bella e garbata! Speriamo in una prossima volta, signore! Ma papà, ma visto che devo affrontare il viaggio, invece che a papà a Cremona, posso cercare a mamma. Ma perché mamma tu sta a Cremona? E visto che ci sta papà? Non ti basta! Preferisco a mamma. E perché? E perché deve essere una tanta donna che ha sofferto assai! Papà, ma che ci vuole a fare il papà? Padre si prende in un momento di sfizio. Ma pigliate invece una povera ragazza. Quella fa la saltina, la ferata. La commessa, va! E si avvicina un bel giovanotto con i baffi sfumati e la macchina con la trazione anteriore. Signorina, accompagna. Signorina, che bella. Avvocato, ubriacano più le parole che il vino. E quella lo fa diventare papà. Per lui è finito. Ma lei, voi ci pensate? Quello mi porta in seno, minuto di lacrime e sangue! E quando nascete, ecco, il momento tragico. Quella non tiene legna per riscaldare, né latte per sfamare. E allora che fa? Mi abbandono i gradini dell'Annunziata. Ma
mi abbandona, fermo, perché non mi manchi là e lì. Vabbè. Quello di Rodolfo! Sera con me, Sardina, è stato licenziato e cacciato di casa. Invece era serale, è scivolato mentre nevicava e si è fratturato tutte e due le braccia! Avvocato, senza mamma, io sono un infelice! Facciamo un sì. Quando torni da Roma, queste belle cose me le scrivi e io te le faccio pubblicare su Bolero Film. Ma vogliamo pensare alla missione! Tu, a Cremona vai a cercare a papà tu. Va bene, ma sia chiaro che è un comando. Tu, arrivato a Cremona, te ne vai all'hotel in me. Quello che devi appurare è quando sei. Se la notte del 22 febbraio 1948 qualche struzzo, qualche monaco! E se qualcuno ha avuto rapporti intimi con una giovane signora napoletana di passaggio. Avvocato, scusate, ma non è meglio che chiamiamo un investigatore privato? No, sì. Ci deve andare questo fedendo e deve fare quello che dico io. Caro, hai capito quello che devi domandare all'hotel? C'è stato un rapporto particolare tra un signore e una signora napoletana di passaggio, va bene. E con quale diritto lo sto domandando? Col diritto del sangue! Ti devi presentare come il figlio della tua. Mamma ti ha rivelato chi sei. È come se nato in seguito a quell'episodio. Me l'ha detto mamma. Avete sentito? L'ha detto lui. E dove sta mamma? È la signora di Norfi, arriva! Adesso, mamma, rimasta vedova e ricca, vuole che quel qualcuno, ma tu, conosca il frutto di quella pazzia, quella notte di pazzia giovanile. Allora, per capirci, la signora di Norfi è mamma mia. Sì, sì. Ed è la moglie del più presente grande invalido. Sì, sì. Ma senza che vi scopo. Se mamma e papà stanno qua, che tempo è? Per scoprire se qualcuno quella sera ha avuto rapporti intimi con la signora di Norfi. Ah, mo incomincio a capirlo. Scusa, ma perché il nome di quel qualcuno non ce lo può dire la direttrice del io le dente dove devo. Ma se sei e sei rimasto fisso, io non ci posso fare niente. La signora non se lo ricorda, non lo sa. È un mistero, hai capito? Oh, ho capito. È una di quelle cose che non dai per spiegazione. Chiamala come vuoi tu. Ah, lo capisco. Noi dobbiamo appurare se quella famosa sera la signora di Norfi a Cremona con un cremonese. Appunto. Veramente non ve lo ricordate. Ero ubriaca, dormivo, non so. E voi? Io stavo trattando una partita di salumi. E mentre voi trattavate una signora. Proprio così. Non è vero, io mi sognavo lo struzzo e il monaco. Uno struzzo e un monaco, mentre un povero disgraziato e fatico. Gesù. Cari, la vogliamo concordare questa prendola di missione da legale confidenziale? Tu, Cremona, hotel Impero, dove è papà mio? Dove è papà mio? E una volta te l'ho trovato. Gli tiri il sangue. Gli tiro il sangue. Gli tiri il sangue. E abbiate bontà. Una volta trovato, ti fai raccontare come è andata e te ne torni a Napoli. Ma come se ne torna a Napoli? E noi quando interveniamo? Grandi fa, io prima devo sapere e poi intervengo. Avvocato, ma state scrivendo un libro giallo o state capendo se nella mia vita c'è una tragedia? Tutte e due le cose, va bene! Dunque, Caruso, appuro e torno a Napoli. Col primo tre. E con papà. Quello lo lascio a Cremona, poi ci pensa ai grandi e va. Quello che mi devi portare il nome e il cognome è il racconto particolare giallo dalla A alla Z. È chiaro? Chiarissimo. Noi ti forniremo di biglietti e soldi. E mi raccomando, a Cremona spendi e spandi come un gran signore, eh? Vabbè.
devo affrontare il viaggio. Scusami, posso fare qualche piccola indagine? Tante volte ci uscisse. Mamma. Vabbè. Ho capito. Non vale. Ma sappiamo che tanto mamma, io sono un infelice. Tra pochi giorni avremo la risposta. Senta mamma, sono un infelice! Ah, non li voglio vedere! Michele, sono i nostri figli! Vi prego di scusarmi, ma non posso rinviare oltre la partenza. Zelanda ha telefonato già 3 volte! A proposito, ha chiamato pure Rope. Si vede che sarà arrivata la merce. Speriamo. Ma come speriamo? Quella telefono tu non gliela domani! E perché io devo domandare? Che la cercava voi? Se quello non lo chiede. E se quello non lo chiede, tu glielo domandi, animale! Papà, io devo conservare le energie per domenica. Arriva l'Inter. Scusate se insisto, ma... Avvocato, avevate ragione! Era Vittorio Emanuele II! Chi? Quello con i baffi verticali ascendenti! Senti, me lo fareste un piacere? Comandate, pigliatevi le ferie! Mo a gennaio! Mo a gennaio! Andate a sciare! Andatevi a fare una crociera alle Canarie! Andate al limare! Oh! E voi state qua! Aspettate! Vedete, il treno,
trova a Roma, a un congresso radicale sulla climatica. Sulla semantica, babbo! Sulla semantica. Ma allora, voi dovete sapere, qualche tempo fa, disse a Lucino, bello di papà tu non tira né arte né parte. Vieni a dare una mano al risorgimento suino. Quello, quando papà diventa tuo. E allora gli dissi, ma scusa, ma da dove prendi i soldi per seguire Napoli? Per andare in trasferta, per fare le cassette natalizie ai titolari delle riserve, te le dava a morte. No, e allora, metti scala sui muri, tieni una bancarella a forcella, no! E allora un giorno decisi di seguirlo. Scese per via Ghiaia e si fermò all'angolo di Santa Caterina con le spalle ad un palazzo ed alza gli occhi al cielo. Avvocato, che c'era? Che c'era in quegli occhi? C'era la tristezza di un uccello in gabbia, il pianto di un orfano che aspetta di vedere la mamma passare a cavallo di una nuvola, l'invocazione a un santo protettore. Ma a un certo punto passò, me lo ricordo, un tipo di stinco, vestito di cavallina, baffo giallo e una borsa sotto al braccio. Si ferma, guarda vicino e si mette nuovamente in tasca e caccia dentro un fazzoletto e 100 lire. La 100 lire da Don Luigi. E il fazzoletto lo uso per asciugarsi le mani. Ma poi questo è un altro ancora. E un altro ancora. Avvocato! Passa mezza nave. E tutti quanti. Che? 100 lire! Ma va, qualcuno pure 50. Quelle con le idee di sinistra. Quelli che dicono, ecco l'Italia. Ecco come il boom economico ha toccato il mezzogiorno. Vuoi capire? Il padre titolare del risorgimento suino è lui che fa! Va accettando le 100 lire dei passanti! E poi che ci posso fare se tengo questa faccia? Me la devo cambiare? Sì sì, le cose sono andate come ha detto papà. E io un giorno stavo per i fatti miei quando passa un tale e mi mette 100 lire di mano. Ecco ciò, noi andiamo chiedendo provvidenza collettiva per il mezzogiorno e poi dobbiamo rifiutare quella individuale. Avvocato, si è fatto il conto in banca. Sì, al banco di Roma di Santa Caterina. E anche lo sforzo di farsi due passi a piedi per trovarsene un altro. Papà, io sono lo sportivo, devo conservare le energie per la domenica. Le tieni! Datemi la benzina! Gesù! Ma questo sono lui! L'anima! Io come uomo li posso capire! Ma voi mi dovete dare una ragione di vita! Dopotutto, la signorina, dopo i vostri sospetti, sembra che qualche soddisfazione me la dà! Questa qua è la luce dei miei occhi! Questa è la consolazione della mia vita! Sapete, sta per laurearsi, conosce 3 lingue, fa parte del gruppo 66, e sta in corrispondenza con Alberto Moravia. E allora le volete bene? Le voglio bene, io gli darei la vita mia, specialmente adesso che è incinta. Auguri! E chi è il fortunato marito? Marito? È nubile. Nubile incinta? Ma poca ragazza madre, ma che è questa mentalità settentrionale? Ha incontrato un radicale quarantenne brizzolato. Erano entrambi sessualmente maturi e si sono uniti. Ma poca, ma noi ci vogliamo formalizzare? È stato un bravo giovane, avvocato! Proprio un bravo giovane! E ma parli di Abel, quello gelato chissà come sei pezzino! Sì, mamma, scappo! Ciao, babbo! Ah, un momento, signori! Mi devo snappiare la mente! Ma la data delle nozze l'avete fissata? No! Ci devono pensare loro, sempre se il caso! Su via, avvocato! Lei è un uomo intelligente, un certificato di matrimonio, non costituisse matrimonio! E poi ricordi i principi della Deutsche Bundesfirmutterschutz und Sexualfonds, che risalgono addirittura al 1922. Noi respingiamo la divisione tra corpo e anima! Non ammettiamo che anche la naturale attrazione sessuale sia bollata come peccato, come istinto basso e sordido! E che il principio basilare della morale sia la mortificazione della carne! Del resto, lei mi segna. Come ha lasciato scritto, dai, alle prime la sessualità si creano delle crisi moralistiche che portano dalle cose. Il suo problema è chiaro, consiste nel sapere se sarà o io si sposerò. Forse sì, e se in quel momento mi sposerò in abito bianco, banchetto nuziale e telegramma.
Allora. Allora, voi avete visto che mentalità, che intelligenza, che preparazione. E il figlio mio deve essere quello là, faccina e fessa e con la faccia di un cane affamato. No, avvocato, io voglio quella là per figlio. E a te non ti dovrei sparare! Leggeri! 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 Sono stanco, non ce la faccio più. Sono facile, fessa. Non ti dovrei perdere! La tua faccia! E che cos'è questo movimento America Cremona? Canzo parte per Cremona! Sì! Faccia il caroppo basso! Che cosa tiene un padre? Sì! A Cremona! Caruso ha trovato suo padre! San Cipriano ha fatto grazie a Caruso! San Cipriano ha fatto grazie a Caruso! E chi ti fa a Cremona il padre di Caruso? È un pezzo grosso dell'hotel libero! San Cipriano ha fatto grazie! San Cipriano ha fatto grazie! San quando il sole è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza... Signora,
Luca, purtroppo va a fare delle ricerche sui piselli. Piselli? Strano uomo. Ma se non sono indiscreto, con chi ho il piacere di parlare? Wanda Pastronchi, la madre di suo figlio. Quel giovane del figlio dell'avvocato Rossolillo! Solo da due giorni so che si chiama Rossolillo. Per 20 anni egli è stato per me il maggiore, sì. Se che voi non sareste sua moglie. Ma sono molto di più. Il sogno di una notte di febbraio, la fiamma che arde non consuma, l'incontro che segna la vita con un marchio. Ah! Bravo l'avvocato! Chi ne sapeva niente? Neanche lui poteva sapere del frutto del nostro amore. L'incontro fu troppo breve, ma la provvidenza a momento opportuno l'ha illuminato e gli ha dato l'ispirazione di mandare a Cremona quel giovane, com'è che si chiama? Caruso? Ah, dunque voi sareste la missione delicata e confidenziale di Caruso, mo si spiega. Ma scusate, ma quello non doveva portare un padre? Ma il destino ha disposto altrimenti, caro Mestieri. Caro Lettieri. Il destino ha disposto altrimenti, caro Lettieri. Il destino non poteva spegnere la fiamma ardente, le proprio era caro, la vita e intensità. Basta un giorno, che dico, basta una notte come quella, 12 cariche consecutive per dare sapore e significato a un'intera esistenza. Don Babbo-Don! Don Babbo-Don! L'avvocato non è il babbo, Edoardo. Babbo, arbitro! No, donna Margherita, questo giovane è Edoardo. La scorale, la mamma del torello? L'ha detto! Ha chiesto se voi siete la mamma del torello. Ma torello da poro! Chi sarebbe? E io? Sarei madre di vacca! È un'immagine, donna Margherita, un'immagine, se così posso esprimermi, erotica. Da per mandrilli, insomma. Ma voi l'avete detto. E chi sarebbe questo mandrillo d'oro che dir si voglia? Vostro nipote Alfonso. Grazie, siete cara, sono chi per Alfonsino. La fiamma era troppo ardente, se ne è giusto di 20 anni. Metti, questo mi sta chiamando qui! Ebbene sì, vedete, pare che Alfonsino sia il padre di Edoardo. Alfonsino è il padre? Il padre? Ma carnale o putativo? Carnale! Capirete, 12 cariche! No, donna Margherita! Sì, senza cara, non si sentiva! Ora penso! Oddio, roba che si struscia il cuore! Aspettare la bomba!
voglio a mamma, voglio a papà. A mamma, ti aspetti il papà e la mamma. Come sta male sta Napoli? Ma che sarei a sapere chi è che l'ha sto poco di manzo? Boh! Ci capito. A chi sta ad essere un giocatore di porta, sì? Tu giocare football, tu footballista? Mico, è il talento del cieco capo! Ah, hai capito. Ori? Sì, di Cremona! Ma no! Io me ne dato una volta già! Ma no! Però, il tiro non c'è male! Le proprie per lo scatto, caro il mio giovine, chi ha avuto l'ingaggio dalla Samp? Ah, la Samp dopo! Permette la presentazione, passo al chiodoato, centrocampista! Ah, di Norfi Luigino, sportivo! Squadra coriace che su poco campo, squadra da non sottovalutare! Merito del mister che ha rinunciato alle tattiche catenacciali! Sì, ma... Il Napoli però all'andata aveva fatto vedere i sorci verdi, Sì, ma con un arbitro antirigorista ci poteva andare meglio. È opinabile, ma con un José Giustiziere in gran forma il bottino poteva essere più piccolo. Ventunesimo del primo tempo, e dopo aver seminato tre avversari più cerchiati, il brasiliano spintonato alle spalle in piena aria. Oh, ecco la pronta risposta dei più cerchiati, pugolati nell'orgoglio. Il numero 7 tutto solo fugge sulla destra e rimette di precisione al centro, dove trova la testa di Bernasconi, pronta all'appuntamento per battere imparabilmente il Brubavo Zoff. La tifoseria locale sentiva crescere in petto l'esultanza per la vittoria ormai vicina, quando un cross taglio di ripari sotto la sinistra trovato pronto Orlando a scattare e battere irrimediabilmente il Brubavo Battara. Ottimo lo schieramento tattico. Stenti libero, tre terzini sulle tre punte avversarie, stenti tra difesa e attacco, Bianchi pendolante sulla fascia destra. Le due ali molto risolute e il centrocampo, poderoso nel fisico e nello scatto, avrebbero fatto grossi danni se i terzini del Napoli non avessero risposto a risoltezza con risoltezza, a scatto con scatto, mentre stenti chiudeva i varchi con la consueta eleganza! Possente il libero! Sempre lucido dopo d'ordine! Bellamente contenuta la manovra offensiva in apertura di ripresa! Notevole le scoppate del rigenimento di Crispin! Lo scatto fa la però! I difensori sono stati messi alla frusta! Infaticabili, il posto, i blocchi, i posto! E la zona mi dà! Tempo di morire! L'arbitraggio ha finito! Mi è risultato là! Ad adesso! È stato di circa! Sì! Bravo! Ospita! Urisci! Si bada per stacca! Senti! Ma perché non usciamo e ci siamo a fare quattro passi? Sai che? Uscire, uscire, tu e io ci siamo a fare una sgambatura. No, la sgambatura! Va bene, a me! Mamma mia, però che fatica, questa fa cagliare sti volendo. È il capena venga, è il capena cotta. Che scoperto!
maggiore dei bersaglieri. Ah! Finalmente sappiamo! È un maggiore dei bersaglieri! Avvocato, c'era bisogno che andava a Cremone per scoprirlo. Ma perché? Il fatto sta scritto pure sull'annuario dell'acqua. Avvocato, ho detto un maggiore dei bersaglieri. Ho capito, non sono solo. Avvocato, ma dove l'avete fatto il maggiore dei bersaglieri? Io. Da nessuna parte. Siamo soli e tra uomini. Carlo, io ho fatto il sergente motociclista. E allora quella sera vi siete mandato? Quale sì? E meno male che nella camera c'era una femmina e non un colonnello, altrimenti mi deferiva alla corte marziale per usurpazione di grado. Carlo, ma tu di quale colonnello stai a cucchiare? Vogliamo parlare della missione, sì o no? Io di quello sto parlando. Ma perché? A Cremona ti ho mandato in missione militare. Avvocato, avvocato, va bene che sono passati 20 anni e certi ricordi si possono pure affievolire nella memoria, ma dal momento che dicendovi maggiore dei bersaglieri vi do a capire di essere a conoscenza del fatto. Ma che bisogno ci sto di andare avanti con la commedia? E poi, avvocato, sono un uomo anch'io, e con una femmina come quella, altro che 12 carichi in una notte. Un marone! Mettiamo ordine alle idee. Bene. Procediamo a domanda e risposta. Ti sta bene? Ti sta bene. Comincia. Hai trovato quelli che dovevi trovare? Sì, signore. Subito? No, signore. C'era la nebbia. Vabbè, andavi a cercare a papà tu in mezzo alla nebbia. No, cercavo la delibera. Carlo. La persona! Ah, la persona! In neanche mezz'ora. E dico, papà mio! Dov'è papà mio? E c'era. C'è stata una prestazione speciale tra un signore e una signora 20 anni fa. E c'era. Sai finisce di dire che una signora mi chiede chi ma? L'avvocato Rustolillo da Napoli. Dico, e spiega il fatto. Non finisco di spiegare. Che quella caccia una lucca! Mi butto le braccia al collo e mi copre di baci. Era la signora Wanda. Avvocato, pigliate Cristoforo Colombo. Carlo, hai detto la signora Wanda. È vero. Proprio così. E poi, correggimi se sbaglio, hai detto pigliama a Cristoforo Colombo. Perfetto. Se ti faccio una domanda, mi rispondi col cuore in mano. Ne potete stare certo. Se invece di Cristoforo Colombo pigliato il guarda tasse e tu scassi in capo, dove? Mi mettete in condizione di non potervi fare l'esempio. Ah! Perché tu devi fare un esempio? Sì signore, mi serve Cristoforo Colombo. E allora pigli da Cristoforo Colombo e fa l'esempio. Allora, come sapete, Cristoforo Colombo partì per le Indie. E dove arrivò invece? In America. Cosa è successo a me? Sono andato a Cremona a cercare papà. E chi ho trovato invece? Mamma. Ma che avete capito? La mamma che ho trovato non è la mia. La mamma di chi? Di Odoardo. E chi è Odoardo? Certamente non potete conoscere il nome, né tantomeno l'esistenza, ma chi vuol capir capisca. Odoardo è il figlio del maggiore dei bersaglieri, che quella famosa sera caricò 12 volte la signora Wanda. L'ho cercato, l'ho trovato e ho detto... Chi è la signora Wanda? Frugate nella memoria, i furori erotici, la complicità della chiave, il toro simmentato, il toro simmentato. Avvocato! In questo caso bisogna rifornirsi di affetto! E dovete fare con la cicletti? Bisogna rianimare donna Margherita, le è venuta la mossa e è svenuta! Ah, è arrivata la notizia della pensione? No, è arrivato il pronipote! Il figlio della signora Wanda! Fatemi vedere se è rimasta un po' di benzina!
Caruso. Hai una brutta faccia. Ma poi quello che mi difetta è la memoria. E bravo la Toro Simmento! Stru! Morto! Mi sento! Poi, una preghiera. Sollevo bronzetti dopo quattro tassi. C'è stesso un coccodrillato! No, avvocato! No! Solo la pratica di Don Maglione. E me lo faresti un altro piacere? Come no? Lo conosci in modo simile? Allora telefono al Morbillo, ti fai passare il reparto neurodelitti, dottor Mastrangelo, chi l'umiliano mi apparcherà a marcia! Ehi, avvocato, ma che vedete la signora Panda? Ma dovrei come rianimate? Ma perché la signora Panda sta qua? L'ho preceduto di qualche giorno, tra poco la vedete arrivare. Le stelle d'ore! Le stindure. Nonna Margherita! E no! Cos'è? No! 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 Avete sbagliato d'ora! I tuoi baffi, quanti ricordi, i tuoi bei baffi da bersagliere, vedete, guarda, il tuo ritratto. Dov'è Odoardo? Dov'è Odoardo? Me l'ha lasciato qui che giocava a calcio. Qui, nel mio studio. Vedessi, Odoardo, Alfonsino, il tuo ritratto. Gli mancano solo i baffi. Quello non ci vuole niente a farli crescere. Sei contento di vedermi? Sono cambiata molto da allora. Ma da quando? Hai ragione, Stella. Non contiamo gli anni. Per me, niente è cambiato. Senta me, Stella, quanto ti amo ancora. La fiamma era troppo forte perché potesse spegnersi in silenzio. Quelle 5 ore non le dimenticherò mai. Ed ora che sono vicina a te, mi sento diventare una pivella di 20 anni. Come allora, do sempre un albergo, una bella posizione. L'albergo! Lo vedi bene! Sempre quello. Ricordi quella sera? Sento la chiave già nella toppa. Chi è, domando? E tu? Un maggiore di bersaglieri, o se preferisce, un toro. Simmenta. Quasi mi c'avevo un colpo. E tu? Scusi, forse ho sbagliato stanza. Guardi il numero della chiave. Infatti il portiere mi ha dato il 19 anziché il 61. Ma a me era bastato guardarti negli occhi per capire che eri l'uomo della mia vita. Sono rimasta assisa longa, longa sul letto e te godì. Vieni, Torello, vieni! 12 targhe, le promesse, i furori, i giuramenti e dire che quella sera te ne andassi senza neanche dirmi il tuo nome. E io, che cosa potevo offrirti in cambio di quella notte di sogno? Un fiore, un piccolo fiore, il 50% di sconto. Caruso! Come sta, zia Margherita? Abbiamo circoscritto le fiamme. Bravo! E adesso vai di sopra e fai scendere il toro Simmental. Perché non ti devo? Fa scendere di nuovo, anima! Signore, il giusto episodio sarebbe avvenuto la notte del 22 febbraio 1948. Vedo che neanche te hai dimenticato la data. La data me la ricordo, ma vi devo dare una delusione. Il toro non sono io. No, ma chi è questo benedetto toro? Non vi preoccupate, fra poco lo vedete da arrivare. È bravo, faccio che bersaglieri. Toro Simmental, 12 larga. È proprio il grande invalido.
proposito, signore, tenga a scienza, no? Che invalidità di te? Chi? Il toro. Invalido il toro. No, Toro da corrida, lui. Buonanotte. Avvocato, Caruso è tornato, Novità, novità. Il mio torello. Papà. Papà. Banda! Chi è? Un maggiore del bersaglieri. O se preferisce un toro silvestre. Quasi ne c'è un colpo. Le promesse, i furori, i giuramenti. Avvocato, fatemi capire. Se te avessi stella quanto ne ho ancora? Guardate, un Gesù banda. Stella? Avvocato, fatemi capire. Ah, no, signore, no. Poveretta, che le potevo offrire in cambio di quella notte di sonno? Un fiore, un piccolo fiore, il 50% di sconto. Avvocato, fatemi capire, state scrivendo un romanzo sceneggiato per la televisione? Sì, e invece di Alberto Lupo ci mettiamo a Max Simmental. Max, e chi è? Il nome d'arte di vostro paese. La vedete la scena? Questa è la scena finale. Ma ci manca ancora Edoardo! Edoardo? E chi è morto? Il figlio del toro! C'è il toro d'oro! E lo struzzo c'entra? Voi ci avete messo lo struzzo! E io ci metto il toro! Avvocato, chi sentite bene? No! Addossato Edoardo! Ma chi è sto toro? Tuo figlio, Stella! Mio figlio? Io tengo un figlio a cremone! Il figlio di... Sì! Di Mike Simmental e della signora! La quando uno entra nella stanza di una giovane di 20 anni, si spaccia per maggiore del bersaglieri e carico 12 volte! Tu, Michè, a Cremona! La notte del 22 febbraio 1948! La famosa notte! La famosa notte in cui voi vi sognavate lo struzzo. A me la cena, i fornitori, la prima buffata di ostriche e tartufo, era tutto un fuoco. Mo mi ricordo, quando sono arrivato in albergo, il portiere si è sbagliato a darmi la chiave. Adesso te lo ricordi? Ma quelle sono cose di 20 anni fa. Mezz'ora di spizio. 5 ore! 12 cariche. Oppia benzina! Ma chi è questa donna? Sua moglie! Te sei sposata! Ti ma tradì in questa maniera! Infame! Monster! Tradì tu! Tradì qua! Ma come la mettiamo? Avvocato, stiamo a buffare da tutto! Non più di 6 mesi! No, signore! No! Per 6 mesi! La soddisfazione me la devo io! Ehi, papà, che le cose le ho messe a voi! Ma avete fatto la cava tante con corne di carte d'oro! E poi io c'ho un peso sullo stomaco che me lo dovete levare! Se siete uomo! Mi dovete dire perché vi chiamano grande padre! Perché me lo devo dire? Perché lo voglio sapere, avete capito? Se non me lo dite, di qua non uscite! Avvocato, vedete che non è il momento! Lo è! Sono 5 notti che non dormo, sangue del diavolo! Grandi padre, che invalidità tenete! Non parla! Parla! O vi spoglio nulla! Vi porto a Bollino e vi faccio passare la cix dalla testa lì! Avvocato, prima devo risolvere io un conto! Statemi zitta! Come? Io mi devo stare zitta! Ma come? Per 20 anni ho dovuto subire sospetti e insulti!
arriva niente. E vabbè, primo trascesa mi chiedo su. Facciamolo, sì. Ecco qua. Vi pago, sì. Vi pago e voi mi raccontate il fatto. Andiamo. Mo stacco una secca. Ve lo fino. E la cifra ce la mettete voi. Senza limiti. Non vi pongo limiti. Ma io devo sapere. Devo sapere. Andiamo. Il vostro atteggiamento si configura come provocazione. Se io mi metto le mani addosso, o meglio ancora, addosso mi metto a torquata tassa, o le attenuanti, più di 5 anni non mi dà, è promnissivo, è buona condotta, fra 6 mesi sono fuori! 6 mesi? L'ammazzo io! No! Io! Io! Grazie! Avvocato, signore! E questo che cos'è? 3 contro 1? Carogna! Carogna! Ma la finisce qui! Non finisce! Io mi spoglio lungo! A un professionista come me voi! Vengono da me! 20 anni fa! Cremò! Il cemento! Ma torniamo a fare! Il grande infatti stava abbuffato da tutto! E va bene! Il portiere ha sbagliato via! E va bene! Ma i gemelli, signori, vieni! Cari, tu a Cremone hai sentito parlare di qualche struzzo dotato di facoltà particolare? No. E allora i gemelli come ce li spiega? Ehi! Cari, qua ci sta una nostra inimica. Me lo spieghi tu il fatto? Avvocato, non c'è spiegazione. Conrado, torniamo in te. Tuo padre è un monster. Chi è il papà? Lui. Ciao, oh, papà! Gesù, tale quale agito. Andiamo via. Oh, e allora, a te? A Cremona. E non è possibile, quello qua ha passato le visite vecchie. Perché? Che sta male? No, non ti preoccupi, signor. Io l'ho venduta al Napoli. Vendiamo di spinta. Ecco il contatto. Ma voi, avete venduto vostro fratello? Mio fratello? Ma magari, me ne so, fratello in Cristo. E no, Luigino, fratello da parte di tuo padre. Gesù, Gesù. E da parte di questa baldraccona. A me. E a te, a te. Che roba. Ma c'è sta parlando. Signore, questo è un altro padiglione. E mo, con te, disgraziato, facci me conto. No, ti sei prima con me. A domani. Carogna! Carogna! A un professionista come me! Associazione mutilata in banca! L'avvocato Ruzzolillo, una pratica urgente! Tra i vostri iscritti ci sta un Adinolfi Michele. Ah sì? E per piacere, mi potete dire che gli manca? Come? Non sono fatti che mi riguardano. Grazie lo stesso, eh. Caro, dove sono arrivato? A poco hanno imboccato la salita di Capo di Chino e tra poco si mettono sull'autostrada del Fuglia. Leggi, risparmiatemi la tuzza, non sono distratto. Che c'è? Brutta notizia, avvocato. Secondo la chiesa orientale San Cipriano portava la barba, secondo la chiesa di Roma no. Nemmeno il concilio è riuscito a metterli d'accordo. E ti pare? Vabbè, non fa niente. Rinunciamo a capire. E torniamo alle usate fatiche di ogni giorno. Caro, la pratica di Don Maglione.
E guardate sotto il fuoco, dai. Sei fatto vivo, Don Maglione? No. Ha telefonato? No. Stai sui necrologi del mattino? No. Sei dissolto, Don Maglione? Ma non ti chiediamo di sapere come sono nati due gemelli combinati in quella maniera. Non lo possiamo sapere. Che ci manca il grande imbarazzo? Non lo puliamo. La barba di San Cipriano! Hai sentito? Quelle le chiese si appiccicano fra di loro. La pensione di zia Margherita. Quelli sionati come sta, tra cui convalescenza, caccese, a paramanto e a commissione paratecnica. Si se ne parla del secondo centenario di Roma Capitale. Che ci resta? La bella stagione. Che dite, poca, che bella giornata che schierata. La bella stagione, avvocato, quello prima o poi, sempre arriva. La bella stagione. E anche quello, caro. Qua è diventato tutto un papà! Un papà! Un papà! Grossa assaio! Grazie per la serata e mi prendo giusto 5 minuti per qualche ringraziamento, iniziando dal nostro regista Costantino Madruga.
le acconciature e il trucco, Gennaro Della Mura detto Jenny. Per la scenografia, Ippolito Civale. Vestiti, oggetti di scena, Serena Assunta Angela Gaetano. Anche soft del studio, ringraziamo l'amministrazione comunale questa sera con il sindaco e poi se qualche amico, come vi dicevo, noi abbiamo concluso, ma già da domani sera 29, 30 e 1 gennaio la Regina Animation debutta con Battimice d'Accord e Battimice di Gaetano Di Maio, regia di Anna Maria Esposito e Salvatore Bruno. Poi il 3 gennaio, sempre per la Dellana, c'è il saggio laboratorio Le Maschere, Movere Natale, ingresso libero. Il 5 gennaio, sempre della Dellana, c'è la tombolata Lascia Ora Doppia. E infine, 13, 19 e 20 gennaio, Associazione Dellana e la Nuova Filodrammatica Maionese debuttano con La Fortuna con la F maiuscola di Edoardo De Filippo e Armando Curcio. L'ingresso, l'incasso verrà devoluto per la ristrutturazione della chiesa di San Domenico. Grazie e auguri di Natale! L'affluenza in queste sere per noi è di grande stimolo per poter portare avanti questo discorso teatrale che così è... intervenuti in queste serate, noi speriamo di darvi un momento di allegria in questo periodo del Natale. Sempre le parole, grazie ancora. Mi sono impapocchiato. Poi la prima.